Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e oggi siamo di nuovo su Crystal Ice per una missione molto molto importante. E comunque sì, è sempre incredibilmente molto figo poter fare l'intro sopra una viverna, sopra il tetto di casa. Cioè dai, è una figaggine incredibile, ammettiamolo. La missione di oggi, come ben sapete, è quella di andare a recuperare una bellissima Blood Crystal Wyvern. Perché sì, perché la vogliamo, perché è rossa, perché è bella e perché il nome è figo. Ma prima di partire a caccia di viverne che ti succhiano il sangue, vorrei farvi notare che sì, finalmente ci siamo riusciti a costruire il fabbricatore e non solo. Aspettate che le ho messe nella viverna. Grazie ai vostri suggerimenti che mi avete detto, ma guarda che le sfere pochette le puoi fare anche con i polimeri che prendi dalle mantidi. Siamo andati a caccia di mantidi, abbiamo fatto stragi e ci siamo fatti finalmente le sfere poche. Che bello, così poter catturare le bestie in altre zone e portarle alla base non sarà più un problema. In realtà mi ero addomesticata anche un piccolo scarabeo. Il problema è che mi sa che non gli ho tolto la... Ah no, è laggiù! È laggiù! Guarda dove è andato! L'avevo perso, non lo trovavo più! Dove cavolo è andato a finire? Eccolo qua. Mi ero totalmente dimenticata di togliergli l'opzione seguimi e lui si è andato a infilare qua. Ciao piccolo, aspetta che ti riporto a casetta. Ma dimmi te, se è andato a infilare dentro il cristallo, ma perché? Oh, e l'ho cercato per un botto, cioè è stato puro culo che l'ho visto adesso che mi è comparsa la scritta. Io lì ci sarò passata 30 volte, la scrittina con scritto qua c'è il tuo piccolo scarabeo, non è che mi fosse comparsa prima. Vai tizio, statene lì. Buono buono che noi oggi siamo impegnati. Ma si è annuvolato tutto all'improvviso? Ma dai, ma che brutto cielo per andare a caccia di viverne, non mi sembra bellissimo, oddio è tutto nero. Vabbè, ok, grazie Ark. Nell'ultimo episodio avevamo preso anche una skin per la lancia. E effettivamente la lancia, cioè, è molto figa. Cioè, cosa c'è? Tipo una testa di raptor? Mi sa che questa è una testa di raptor. È fighissima! Ovviamente l'effetto non cambia con la skin, se non l'effetto visivo. Ma è veramente, veramente bella. Diciamo che incute comunque un po' di timori, ecco. Sembra una di quelle tribù indigene cannibali, una cosa del genere. Abbastanza inquietante, in effetti. Comunque, bando alle ciance, io voglio andare a prendere sta cribbio di viverna. Quindi, allora, tanto per cominciare ci siamo attrezzati con cristalli, acqua e a sto giro, visto che non so perché ho il brutto presentimento che non mi andrà bene come l'ultima volta, per sicurezza ci siamo anche fatti dei paracadute che non si sa mai, non si sa mai. Allora, al momento lasciamo tutto a bordo della viverna e partiamo a caccia appunto della bestiolina che dovrebbe trovarsi nella zona con i cristalli rossi. Sì, c'è la tana anche nel deserto laggiù in fondo, però in quella zona, da quel che ho capito, ci sono anche le viverne brutte, cattive e malefiche che ti smangiucchiano appena ti vedono, quindi per ora noi non andremo assolutissimamente lì. Oddio, questo effetto delle cristalline non l'avevo notato, o sì, forse l'avevo notato, non ci avevo fatto caso, non lo so, sembrano avere vita propria le cristalline della viverna, fanno un po' impressione. In realtà la mia idea era quella di andare con l'optero a cercare la viverna, perché penso sia più semplice posizionarsi come l'ultima volta sopra la viverna e poi scendere dall'optero per andare sulla viverna. Ma come vedete l'optero non si muove, è pesante e nell'inventario non c'è una mazza se non un po' di carne. Quindi no, facciamo che ci andiamo con la viverna e basta, e vediamo come va a finire. Ok, allora andiamo in quella direzione dove appunto ci sono tutti questi cristalli rossi, dove dovremo trovare la Blood Wyvern. E poi un giorno, visto che la follia è di casa e ci piace essere un pochino pazzi, andremo a rubare anche un uovo di viverna. Assolutamente sì, perché sì, lo voglio fare. Voglio provare a rubare un cacchio di uovo alle viverne, quelle che ti vogliono mangiare appena ti vedono. Perché è giusto che sia così. Cioè, almeno una viverna dobbiamo crescercela fin da cucciola, no? Cioè, voglio che avvenga l'imprinting. Ah sì, comunque Ginetto si è anche fatto la tutina in chitina. Il berretto ovviamente l'abbiamo tenuto con la skin, quella da esploratore, perché gli sta troppo bene. Però ci siamo fatti anche la tutina in chitina, che è giusto un pochino più resistente, quantomeno, di quella in pelle. Ora speriamo che la caccia alla viverna di sangue non sia di nuovo una caccia lunga eterna. Aspetta, vedo rosso. Sei una viverna, tu sei una viverna. Sì, 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 sì. Grazie, grazie, grazie che sei arrivata così subito. Aspetta, mi fai vedere, non ho visto il livello. No, no, tesoro, però non ho visto il livello, grazie, ok. Livello 71. Ma ti dirò, a me il livello 71 può anche andare bene. Allora, devo capire come riuscire a salirle sulla schiena senza troppi traumi. No, 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 tesoro. Ok, ok.
Si è di nuovo poggiata a terra. Aspetta, ci avviciniamo quattro quatti quatti. Ciao. No, dilo. Dilo. Cosa? Mi sta guardando male? Ci sta guardando malissimo. No, ok. Oddio, per un attimo ho pensato che ci attaccasse. Ci ha guardato veramente tanto male. Allora, dilo. Non dovete rompermi le scatole. Porca miseria. Guarda quanti dilo. La spiaggia del dilo era. Se io adesso scendo dalla viverna, questi mi attaccano tutti. Ok. Ok, vivernina. Ciao, piccola. Ciao. Passamci a fianco così. A fianco così, va benissimo. Va benissimo, dai, 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 dai. No, 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 c'eravamo quasi. C'eravamo quasi. Ciao. Ciao, 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 ciao. No, no, non riesco. Allora, da terra è improbabile che io riesca a salire sopra quella Dove è andata? Viverna? È qua sopra, vedo l'ombra. Ho visto l'ombra per un attimo. Dove cacchio è andata? Comunque, da terra, non so perché sono l'unica che non riesce a salire sulle viverne da terra, ma dettagli. Aspetta, aspetta. Ti sei bloccata? Oh, tesoro, ti sei bloccata. Aspetta, allora. Guarda, facciamo una cosa. No, no, no. Allora ci siamo bloccati noi. Porca miseria. Maledetti alberi. Oh. Sta zona però non è proprio il massimo, in effetti. Se la viverna... Io gli salgo sulla schiena e lei se ne va in giro... In mezzo a questi alberi per noi sarà un enorme, enorme problema. Ok, 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 dai che c'ero, dai che c'ero. Ma porca puzzola. Ginetto un po' più atletico, ginetto un po' più atletico, grazie. Dai, dai, dai che ci siamo. Ok, 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 siamo sulla viverna, siamo sulla viverna. Tu seguici. Ok. Cristalli ce li abbiamo, sì ce li abbiamo. Perfetto. Ah, ti sei anche bloccata lì, la perfettissima. No, 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 volevo darti da mangiare. No, 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 dove vai? Ma ti ho dato da mangiare, mi sei sfuggita letteralmente da sotto i piedi. Ma possibile? Sì, a quanto pare sì. Allora. Sì, però non è giusto che mi sia sfuggita da sotto i piedi la viverna. Abbi pazienza, non mi sembra corretta questa cosa. C'è l'ombra della viverna, ma non vedo la viverna che è lassù. Ok. Allora, questo è un livello 71, se ne trovo una di livello più alto, però questa è la prima che ci è capitata, mi sembra un po' destino che noi ci pigliamo questa, abbi pazienza. Ciao. No, c'è un raptor, c'è un raptor, c'è un raptor. Maledetto raptor. Lo sapevo che questa sarebbe stata più difficile, lo sapevo. Ciao, si è messa in castigo da sola la vivernina, ok. Ciao. Posso salirle in groppa senza che lei mi disarcioni subito? Allora, siamo sulla viverna che al momento è bloccata. Finché... No, 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 no. Ok, non è più bloccata. Ti prego, non passare in mezzo agli alberi. Potresti salire molto in alto. L'altra ci segue? No, l'altra non ci segue. Si fa i fatti suoi. No, 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 no. Brava, bloccati così. Bloccati così, perfetto. Ti fai venire anche di nuovo fame, per cortesia? Grazie. Cavolo, siamo solo al 6%, ci vorranno 30 milioni di anni. La mia viverna dov'è? Ah, è lì, ok. Crypto, mi raccomando, seguici, grazie. No, 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 io ho il terrore, questa ci disarciona, questa ci disarciona. Facciamo che ci accucciamo, tipo, ci possiamo accucciare. Ah, no, 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 non mi disarcionare. Noi siamo compenetrati con la viverna. Aspetta, aspettami, aspetta, aspetta. Come va in alto, come va in alto. Come va in alto? Ok, guarda, finché non passi tra gli alberi siamo felici e contenti. Sì, però stai brava. Sì, però stai brava. Ok, come al solito la posizione non è delle migliori, però non importa. No, ti prego, gli alberi. No, ti prego, gli alberi. No, tesoro. Tesoro. Poi con la prontezza di riflessi che ho io, che è pari a quella di un bradipo, non riesco manco ad aprire il paracadute, vedrai. Ci schianteremo malissimo se cadiamo adesso. Guarda che bella che è. Però guarda che meravigliosa che è. Ciao, guarda, è bellissima! No, altra viverna! Ce n'è un'altra lì! Ce n'è un'altra lì! Ora ho paura di tirare fuori il binocolo, però, per vedere il livello... Vabbè, no, 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 mi accontento di questa, poi se mai ne prendiamo un'altra... Dannazione, a me, boccaccia mia! Questa cosa è femminuccia? Femminuccia, allora... Allora, facciamo che se questa cosa ci va bene senza troppi traumi, le cerchiamo anche il maschietto, ma solo ed esclusivamente se questa cosa ci va bene senza troppi traumi. Quanto è bello stare sulla viverna così, ma perché mi diverto così tanto a fare questa cosa? No, la roccia no, la roccia no, brava, brava, piccolina, brava. Ginetto, tu sempre tutto bene? Sì, ok.
Ok? No, 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 alberi no, alberi no, più su. Più su, amore, vola più su. Tesoro? Vivernina, vivernina. Vivernina, ti prego, ti prego. Tra l'altro io no, 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 no. Alberi no, alberi no. Ci becchiamo un ramo in faccia. Quella è la nostra? Quella è Crypto. Crypto, ci puoi seguire, grazie. Tra l'altro ho il terrore che se la no, se Crypto si avvicina troppo, rischia che volandomi intorno ci già disarciona il povero Ginetto. Cosa che non mi sorprenderebbe più di tanto. Guarda che bello. Niente, vabbè ragazzi, di lavoro esiste il lavoro di cattura viverne su Ark? No, perché io lo vorrei fare. Sarebbe il lavoro della vita. Dai, 50%. Oh, che bello. No, 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 no. Ci stavamo per beccare un super ramo in faccia. No, ti prego, ti prego. No, tesoro. Dai, non farmi questo. Non farmi questo. Sei un po' fetente però, sei un po' maledetta. No, 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 così. Brava, sopra gli alberi. Bravissima. Bravi, tesoro, ma noi stiamo andando abbastanza d'accordo, lo sai? Oh, ta 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 ta. Guarda lì l'altra viverna. Ma è di un colore diverso quella, mi sembra. Mi sembra più chiara. Non lo so, vabbè, ora non mi girerò di sicuro a guardare. Di sicuro non adesso, magari facciamo più tardi in un altro momento. Crypto ci sta seguendo, perfetto. E ce n'è un'altra lì, ma è pieno. È pieno, noi ci siamo buttate sulla prima che abbiamo incontrato, ma in realtà qua ce n'è un sacco. Va bene, buona sapersi, ci faremo l'allevamento di viverne, che sarà mai, che problema c'è? No, 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 più su, più su, più su, non contro la roccia, non contro la roccia, non contro... Brava, brava, ok, ok, dai che manca... Tesoro, se mi disarcioni adesso mi incacchio veramente tantissimo, te lo giuro. Cioè, se tu mi disarcioni adesso... 97, dai che ne manca un cristallo, manca un cristallo. Tesoro, manca un cristallo, restiamo così. Restiamo in alto così, ti prego. Ti prego. Ce la fai a farmi questo favore? Ce la fai, grazie. Ok, woohoo! E ce l'abbiamo! E abbiamo la Blood Wyvern. Sì, guarda quanto è bella. Cribbio, quanto è figa. Quanto adoro queste creature. Quanto le adoro. Voglio un allevamento solo di viverne. Sono meravigliose. E guarda che belli quei posti che ci sono in questa zona. Stupendi. Stupendi. Crypto, dove sei? Ah, qua, 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 perfetto. Crypto, sei stato bravissimo. Complimenti, sei stato bravissimo. Non ci hai rotto le scatole manco una volta. Ci hai seguito alla giusta distanza. E abbiamo la viverna. E abbiamo la viverna. E ce n'è un'altra lì. Viverna, ah no, ma livello 12. Ok, niente, non ci siamo persi niente di che. Ok, allora, ammettiamolo, ammettiamolo, è andata molto meglio di quanto mi aspettassi. Sinceramente, vista la zona piena di alberi, un conto era nella zona con i cristalli azzurri che, vabbè, lì alberi non ce n'è tantissimi, non ci sono queste foreste e la viverna volava tranquilla, tranquilla, l'unico problema potevano essere le rocce. Qua veramente abbiamo rischiato di prenderci rami in faccia ogni 3 secondi, ogni 3 cribbio di secondi. Guarda la bellezza di sta creatura. Vabbè, sembra un diavolo, è un demone, non è una viverna, è un demone. Adoro, adoro. Allora, vorrei subito, subito, subito testarla su qualcuno. Lì vedo gente. Allora, aspetta. Crypto? Crypto? Cici, dove sei? Mi sono persa la viverna tropicale. Aspetta. Mi sa che è rimasta impigliata tra gli alberi qua da qualche parte. E infatti, ciao ciao amore, ciao, ci puoi seguire, grazie. Tesoro, ci segui? Ok, perfetto. Allora, io volevo testare la bestiolina. Vediamo un pochino, ho visto gente prima qua da qualche parte. No, me la son già persa. Guarda uno spino. Guarda uno spino. Aspetta, ho visto. No, mi era sembrato di vedere altra gente, no. Ok, guarda qui lo spino. Perfetto, vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto prima di tutto livello, grazie. Magari mi capita lo spino. No, livello 50, va benissimo. Sì, allora c'è da dire una cosa. Cari signori programmatori di Ark, quando avete fatto il verso della viverna quando sale di livello, voglio dire, potevate fare un verso un pochino più, non so, spaventoso. No, sembra che sia un gattino che fa le fusa. Cioè, vabbè, ok, come volete, non c'è problema. Allora, ciao Spino. Ciao Spino. Vediamo un po'.
Gli stiamo sputando sangue? Sì, Pu, che schifo, gli stiamo sputando sangue. Pu, fa molta impressione questa cosa, che schifezza. Aspetta, aspetta, dammi un attimo che c'ha l'angolo di virata un po' schifo sta bestiolina. No, 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 no. Ok, ok, aspetta, aspetta, aspetta. Devo trovare il punto giusto dove girare. Devo trovare... Sì, Spino, me lo dai, me li dai 30 secondi. Vorrei ucciderti un attimino con calma, grazie. Guarda, guarda, guarda che schifo. Guarda che schifo, mio Dio. La chiamiamo Dottor House. Ah no, è una femmina però. Vabbè, è in un attimo fatto fuori. È in un attimo fatto fuori. Oh mio Dio. Oh mio Dio, quanto mi piace sta bestia. Ce n'è un'altra lì. Ce n'è un'altra lì. Vediamo. Dove? Eccola lì. Ecco, no, non mi fa vedere il livello. Porco cacchio. Porco cacchio, non mi fa vedere il livello. Aspetta, aspetta. No, 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 non fuggire, non fuggire, tesoro. Ti voglio solo vedere il livello, guarda. Livello 79 femmina, però, è un'altra femmina. Ma schietti ce ne sono di queste viverne? No, perché ho visto solo femminucce per ora. Visto che ci è andata così bene con questa specie di demone stupendo che è la viverna di sangue, direi che andiamo a portare un attimo Crypto a casetta bella, perché non è che me ne possa andare in giro con sti due bestioni, voglio dire, è decisamente poco pratico, e poi ci facciamo un altro giretto, sia per testare la bestiolina meravigliosa, sia perché appunto, come detto, visto che ci è andata così bene alla prima, magari possiamo valutare di prenderci anche il maschietto di Blood Wyvern. Che ne dite, che ne dite, che ne dite? Ginetto dice sì, e anch'io dico sì. Quindi andiamo a prenderci il maschietto, basta, deciso. Ah, tra l'altro, ridendo e scherzando, nell'ultimo episodio tutto il tempo a dire vado a prendere il maschietto di Gerboa, vado a prendere il maschietto di Gerboa. Eia, voi l'avete visto il maschietto di Gerboa? Io no. Crypto, dove sei? Crypto? Crypto, mi sono persa una viverna. È una di quelle frasi che non penseresti mai di dover dire, ma ho perso una viverna. Crypto, dove Crypto sei? Ah, ci stava troppo bene, lo so, non fa ridere, però Crypto, dove Crypto sei? È bellissimo. E dove cacchio è la viverna? Ma non posso essermi persa la viverna di Tropicale di Cristallo, dai! Cioè, voglio dire, anche abbastanza grandicella. Difficile non perderla di vista. No, non ci credo, ho perso Crypto. Ma è possibile su ste bestie installare una specie di GPS? Cioè, tipo un collarino che magari mi indichi la loro posizione quando le perdo per strada, no, eh? Guarda dov'era! Guarda dov'era svolazzare per i fatti suoi! Mi puoi seguire, Crypto? Ma ti sei offeso perché adesso siamo sulla la nuova viverna? Ma tesoro, ma non ci dimentichiamo di te, dai! Ma dimmi te se devi farlo offeso. Mi segui, amore, grazie. Fai la cortesia. Ah, distanza. Ok, a Crypto non sta molto simpatica la nuova viverna. Guarda come sta lontano. Dov'è? Dov'è? Ma perché non mi segui, Crypto? Ma guarda! Oh, ma... No, no, allora, aspetta. Tesoro, vieni, parliamone. Scendiamo un attimo qua e parliamone. Tesoro, puoi scendere? Grazie. Ok. Allora. Amore bello, te lo giuro, anche se abbiamo preso la nuova meravigliosa viverna, tu sarai sempre il mio preferito. Sei stato la nostra prima viverna. Non potremo mai avere un'altra viverna preferita, te lo giuro. Quindi ti prego, puoi fare la cortesia di seguirci da più vicino? Noi ci facciamo solo un giretto veloce veloce con quella, poi torniamo con te, te lo giuro, prometto, giuro, giuro, naso naso, ok? Vediamo. Oh, dai, meglio. Meglio, tesoro, bravo, Crypto, bravissimo. Ok, mamma mia, ma dimmi te se devo avere le viverne gelose. Cioè, vabbè, non ho parole. Ma diciamolo sottovoce, riportiamo Crypto a casa e poi ci facciamo un giretto con la nuova viverna. Non ditelo a Crypto diremo che stiamo andando a comprare le sigarette. E poi torneremo tra 7 anni. Oh, ce l'abbiamo fatta. Crypto, scendi, amore. Scendi, a distanza. Perché c'ho sempre la mappa, Ginetto, c'è sempre la mappa in mano, perché? A distanza, ovviamente, sei dovuta, vabbè, resta lì, stai buona. È offesa, guarda, mi dà anche le spalle, è offesa, tesoro. Amore bello, te lo giuro, sarai l'unica viverna nel mio cuore, per sempre, te lo giuro. Lasciamola un attimo lì che sbollisca il fastidio e andiamo con la nostra Blood Weaver. Aspetta, fammela un attimo vedere bene perché la devo osservare in tutta la sua meravigliosità. Guarda gli occhi neri! No, ragazzi, è un demone. È un demone. Ed è bellissimo. È bellissimo!
Ok, allora si sta facendo notte, però io direi che è il caso comunque di provare. Sale anche di livello la ciccia. Ti aumento il peso, tesoro, perché mi sembra un po' scarsina. Sempre sto versetto che sembra un gattino. Vabbè. No, vi prego, signori e padroni di Ark, vi prego sistemate questa cosa. Fatele fare un verso decente. Un verso decente a sta creaturina. Vediamo se riusciamo a prenderci il maschietto. Perché poi se riuscissimo a fargli fare gli ovetti non mi dispiacerebbe. Aspetta, li posso far accoppiare, vero, le viverne? Sì che le posso far accoppiare. Le posso far accoppiare. Sì, secondo me le posso far accoppiare. Poi andrò a controllare per sicurezza, non importa. Ormai il maschietto ce lo prendiamo, dai. Una questione di principio, ormai l'ho detto, l'ho promesso. Manteniamo questa promessa, Ginetto. Dai che siamo in grinta, oggi siamo molto in grinta. Cioè è andata bene così alla prima. Dai, vediamo di far andare bene anche la seconda senza troppi traumi. Ciao Triceratopi, perdonatemi ma io ho troppa voglia di continuare a testare sta creatura. Scusate, guarda di notte l'effetto. Guarda col buio l'effetto, che figo. Sembra che gli stiamo ciucciando sangue, invece glielo stiamo sputando. Anche perché l'hanno chiamata tipo anche Viverna Vampiro, se non sbaglio. Il che non ha senso, perché in realtà non lo succhia, lo sputa. Ah, ecco, e quando si mangia i cadaverini c'è anche l'alone rosso intorno. Recupera un po' di salute, praticamente come l'Argentavis. Sei un miscuglio strano di bestie, cara Viverna di sangue, lo sai. Però sei molto molto carina e bellissima. Sarco, ci vuoi attaccare? Spero di no. Ah, mi sembrava. Mi sembrava, però sai che c'è? Noi invece ti attacchiamo perché hai ucciso un povero parasauro innocente. Brutto malefico, brutto cattivo. No, vabbè. Ok, no, è che sbrilluccica anche lei di notte. No, vabbè, è un demone. Io amo questa viverna. Guarda di notte l'effetto. No, allora è molto bella anche lei di notte. Meno male che Crypto non ci sta sentendo, ma è molto molto bella anche lei di notte. No, vabbè, guarda quella cascata. Sembra una cascata di sangue con i cristalli. Ci sono probabilmente dei cristalli dietro. O sotto anche. Sì, sotto sicuramente. E guarda l'effetto, quanto è figo. No, anche... No! Il Terizino se la prende con noi! Terizino, ma davvero? Ma davvero? Cioè, sei la creatura più stupida di Ark. Pensavo fossi la più furba. Sì, però non mi buttare in acqua. Ma dimmi te se il Terizino ci deve attaccare. Ma sarà scemo? Cioè, voglio dire, ma... No, vabbè, io non ho parole. Oh, guarda che lì ce n'è una. Guarda che lì ce n'è una. Dai, dimmi che sei un maschietto che non ho più voglia di girare. Stiamo girando da veramente tanto... No. Ok, così non lo riesco a inquadrare. Ah, mi sembra che sia quella di prima, quella un po' più chiara. Almeno sembra un po' più chiara, non sono neanche sicura del colore. Maschio 45. È un maschietto, però è un 45, non lo so. Non lo so, sembra un po' bassino. Secondo me possiamo trovare di meglio, possiamo trovare di meglio, sono convinta. Aspetta, ce n'è una lì. Ce n'è due, ce n'è due, ce n'è due. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Femmina. Femmina 32, no? Quella, 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 quella. Ti prego, ti prego. Maschio 64. Maschio 64. Ciao, maschio 64. Ciao, possiamo fare amicizia? Aspetta, aspetta. No, 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 fermo, fermo. Siamo già in groppa. Aspetta, la mia non mi sta seguendo. Aspetta che la mia non mi sta seguendo. No, 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 no. Porca miseria, non ho fatto in tempo a dire all'altra. Oh, 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 non credevo che sarebbe... Che le saremmo riusciti a salire sulla testa così. Oh, 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 oh. Ah no, ci segue. Ci segue, meno male. Meno male. Aspetta, aspetta, ci dobbiamo accucciare. Siamo sulla testa. Siamo sulla testa. No, no, no. Possiamo andare un po' più indietro, Ginetto? Non mi sento sicuro a stargli sulla testa. Piano piano vai indietro, qua che c'è più spazio. Perfetto. Ok. Ok, la nostra ci sta seguendo. Dov'è? Dov'è? Lì, lì. No, tesoro, tesoro, stiamo andando per di qua. Aspetta, aspetta, no, 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 no. Perché sta vibrando così, Ginetto, in sella questa viverna? No, 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 ti prego, mi sta venendo il mal di mare. No, ragazzi. Ok, stoppo la registrazione. Cioè, nel senso, non vi faccio venire il mal di mare seguendo questo addomesticamento. Vibra troppo. Perché vibra così? Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.
Sta vibrando tutto, Ginetto. Ginetto, perché vibri tutto? Perché vibra tutto? Sulle altre non succedeva. Perché sulle altre non vibravamo così? Tra l'altro questa ha dei colori diversi. È totalmente rosso. È totalmente rosso ed è bellissimo. È bellissimo. Questa è ancora più demoniaca dell'altra. No, 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 Viverna. No, 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 aspetta. Che c'è la nostra, vedrai che ci disarciona. Crypto è stato così bravo. Crypto è stato così bravo da volare a distanza. Invece quella ci si avvicina tantissimo. Vibrazione a parte, è sempre molto bello stare in groppa a una Viverna non addomesticata. In terza persona la vibrazione è molto meno fastidiosa, quantomeno. Quindi penso che resteremo con questa visuale per un po'. Tra l'altro ho visto dei video dove c'è tanta gente che si... Cioè tanta, c'è qualcuno che si lamenta del fatto che addomesticare le Viverne in questo modo sia molto noioso. Ma davvero? Cioè, ma sono l'unica che la trova una cosa super divertente fare queste cose. Boh, io mi diverto da impazzire. Cioè, una bambina, torno bambina quando salgo sulla Viverna per addomesticarla così. Ah, tra l'altro questa come Krypton non ci fa penare le pene dell'inferno perché non sta andando in mezzo agli alberi né in mezzo alle rocce. La femminuccia di Blood Wyvern ci stava facendo un attimino temere di essere disarcionati da un momento all'altro, perché passava continuamente tra gli alberi. Invece questa, per fortuna, se ne sta tranquillo, tranquillo. Ecco, manco detto ora scende, manco detto ora scende. Oh, ok. No. Mamma mia, che cosa brutta quando fa su e giù così, però. Guarda che ci stava per disarcionare la nostra un secondo. Un secondo prima di riuscire ad addomesticare questa ci stava per disarcionare la nostra. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando, tesoro? Vabbè, non importa, abbiamo anche il maschietto. Abbiamo anche il maschietto e guardate, ditemi se non sembra Satana in persona. Ditemi se non sembra Satana in persona con la compagna lì. Ecco, guarda, che bella sta scena. Cosa c'è di più bello di vedere queste due viverne una a fianco all'altra? Cosa c'è di più bello? E abbiamo anche il maschietto. E abbiamo anche il maschietto. E siamo anche vicino a casa. Davvero? No, aspetta, forse no. Sto dicendo una fesseria. Casa dov'è? Casa è per di là. Sì, siamo anche vicini a casa. Niente. Questo episodio è andato fin troppo bene. Fin troppo bene. Forse risulterà addirittura noioso. Però non importa. Non importa. Vi assicuro che sono più contenta così, sinceramente. Temevo molti più casini a sto giro. Temevo molti più casini. Ragazzi, stiamo tornando a casa con un grandioso, meraviglioso bottino. Lo so, Crypto non sarà felice di aver preso un'altra viverna di sangue. Ma tesoro, devi fartela andare bene. Ti giuro, trovo la compagnetta pure a te. Guarda se non sono meravigliose una a fianco all'altra. Guarda se non sono meravigliose. Bellissime. Crypto, non ti offendere. Dai, non fare l'offesa. Ora prendiamo la compagnuccia pure a te. Ti ripeto, tu rimarrai il mio preferito perché sei bellissimo. E in tutto questo, ridendo e scherzando, ci stavamo per dimenticare di nuovo... Dove sono i semini? Qua. Ci stavamo di nuovo per dimenticare di andare a prendere il maschietto di Gerboa. Dannazione. Dai, una tappa veloce, dai. Lo so, sto già registrando da 30 milioni di anni, ma non importa. Ormai lo devo prendere, dai. Sennò ci passano altri 30 episodi prima che lo faccio. Almeno fatto, lo prendiamo, torniamo a casa e poi via. Da quel che ho capito, lo sputo di sangue fa recuperare anche un pochino di vita alla nostra viverna, in teoria. Che schifo! Che schifo! Fa molta impressione tutto ciò! Oh, finalmente Gerboa! Finalmente... È un Gerboa? Sì, è un Gerboa. Siamo pericolosamente vicino alla zona con dove ci sono le viverne brutte e cattive. Dimmi che sei un maschio. Grazie! Grazie! Allora, aspetta, scusami. No, ci dovresti svenire. No, ci dovresti svenire, scusa. Scusa, mi sono dimenticata. Grazie. Mi sono dimenticata a casa il boomerang. Abbi pazienza. Tieni, mangia pappina in fretta. Ce ne andiamo in fretta a casa. Che Ginetto è stanco. È stata una giornata incredibilmente impegnativa questa. E finalmente abbiamo di nuovo il maschietto di Gerboa. Ciao piccolo, c'è una femminuccia che ti attende a casa. Vieni, andiamo in fretta e furia. Voglio tornare nella nostra meravigliosa e accogliente casetta. Ah, finalmente questa impegnativa giornata di lavoro è finita. Ginetto, stai tranquillo, la giornata di lavoro per oggi è terminata. Guarda che belle le tre viverne a fianco. Guarda che belle, non vedo l'ora di avere anche tutte le altre. Allora, ragazzoli, per i nomi, io stavo pensando, allora, per la femminuccia... Cioè, allora, volevo fare le coppiette tipo...
Se qualcuno di voi si ricorda la serie TV Buffy, ecco, io li volevo chiamare tipo o Drusilla e Spike, o Buffy e Spike, che male non ci sta, ecco. Oppure, per chi avesse mai letto il libro di Intervista col Vampiro o visto il film di Intervista col Vampiro, stavo pensando a Claudia e a Lestat. Lestat, sinceramente, per lui non mi dispiacerebbe proprio per niente. Poi, lo so che lui sbrilluccica al buio, ma no, vi dico già che no, non lo chiamerò Edward come quello di Twilight, assolutissimamente no. O Spike, o Angelus, o Lestat. Per lei, o Claudia, o Drusilla, o anche Buffy, che male non ci sta. Va bene, ragazzuoli, facciamo così, mi sa che aprirò un sondaggio sulla chat di Telegram. No, scusa, dai, ma guarda di notte quanto sono belle. La femminuccia con gli spuntoni bianchi qua e lui il rosso fiamma. No vabbè, lui ci starebbe benissimo anche Lucifer. Lucifer sarebbe stupendo. Oh, sono molto molto indecisa. Ok, allora direi che chiudiamo qua questa giornata che è stata incredibilmente impegnativa, ma allo stesso tempo incredibilmente soddisfacente, oltre misura e oltre ogni aspettativa. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per chi non vuole iscriversi al canale chat su Telegram, lasciatemi comunque dei suggerimenti nei commenti per i nomi delle due bestioline adorabili. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete i video. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio, in una prossima avventura. Baci e abbracci a tutti, ciao!